oltre 80 oggetti tra abiti e accessori femminili e maschili, appartenuti alla famiglia Fineschi, tra le più attive della borghesia imprenditoriale pratese fin dalla metà dell'Ottocento, in mostra al Museo del Tessuto. L'intera collezione, composta da oltre 160 oggetti, è stata donata nel 2021 al museo, andando così ad arricchirne il patrimonio, incrementando la sezione moda e abbigliamento con oggetti che spaziano dalla fine dell'Ottocento fino agli anni 90 del Novecento e diventando a tutti gli effetti patrimonio cittadino. La mostra, allestita nella suggestiva Sala dei Tessuti Antichi del museo, presenta una trentina di abiti e una cinquantina di accessori e complementi d'abbigliamento, espressione del gusto, della moda e della vita sociale italiana, testimonianza fondamentale per la storia del territorio e la storia del costume italiano tra 8 e 900. Essendo di famiglia, ho sempre vissuto attorniata da questi manichini che la mia mamma teneva in casa, con tutti gli abiti. Ogni tanto lei mi raccontava qualche storia, qualche aneddoto, e devo dire che per me è stato come vivere in un carnevale continuo. Una collezione che è frutto di un'attenta raccolta che si deve ad Ada Fineschi Tirinnanzi. Una signora che nel tempo, da oltre 20 anni, si è occupata di raccogliere tutte queste memorie storiche che stavano nella famiglia. La mostra 900 elegante abiti e accessori dalla donazione Fineschi al Museo del Tessuto di Prato rimarrà aperta fino al 29 maggio.